Disegno e l'architettura, comunicazione, analisi, progetto è un manuale di disegno in due volumi. Il testo propone tutte le tappe di un corso completo di geometria descrittiva. Costruzioni geometriche, sviluppo di solidi, proiezioni ortogonali, sezioni, coniche, compenetrazioni, assonometrie, prospettive e teoria delle ombre. Una specifica sezione dedicata alla comunicazione visiva tratta di forma, colore e composizione. Ampio spazio è destinato sia al disegno architettonico, esecutivo e a mano libera, sia al disegno digitale, con particolare attenzione a AutoCAD e SketchUp. Un'intera sezione fornisce le indicazioni basilari per approcciare la progettazione. Il testo offre alcune fondamentali interconnessioni culturali con la storia dell'architettura, attraverso analisi grafiche di edifici significativi proposte anche in video, immediatamente visualizzabili grazie a QR code. Una trattazione sui materiali edilizi più comuni e sui principali elementi di tecnologia aiuterà gli studenti a capire come funzionano gli edifici. Il manuale presenta un carattere spiccatamente operativo. Gli argomenti affrontati dal punto di vista teorico sono sempre seguiti dallo sviluppo di casi pratici, spiegati nel dettaglio passo dopo passo. Le tavole di geometria descrittiva, tutte originali, sono state curate e realizzate direttamente dagli autori. Alcuni tutorial di esercizi scelti, immediatamente visualizzabili grazie a QR code, mostrano agli allievi come realizzare i propri disegni. I laboratori per le competenze, la cittadinanza e l'orientamento che seguono le sezioni presentano un ricchissimo campionario di esercizi guidati dai più semplici ai più complessi, impostati su temi operativi riguardanti gli argomenti chiave del testo. I laboratori costituiscono la novità più importante del manuale. Gli argomenti affrontati accrescono le conoscenze e sviluppano le competenze degli allievi che imparano a disegnare, analizzare e progettare in autonomia. Inoltre, stimolando e interessando gli studenti ai diversi mestieri legati al disegno e all'architettura, il testo contribuisce ad orientarli professionalmente. Ampio spazio viene destinato anche all'educazione civica. Alcune specifiche tavole dei laboratori favoriscono la conoscenza dei beni culturali, che la pratica del disegno può certamente approfondire. Altre invece possono aiutare a costruire un valido percorso di educazione stradale.